sindaco di Campobello di Mazara, assieme a me i candidati consiglieri della mia squadra, della lista Cambiamo Campobello, proprio per quello che dice questo nome impegnativo. Noi Campobello la vogliamo davvero cambiare e quindi ogni cittadino, ogni elettore ha diritto a fare le sue scelte. La domanda è: voi volete che le cose rimangano come sono o volete davvero dare una svolta? Voi volete che sia dato l'accesso a ciascuno di voi, all'amministrazione comunale, secondo regole, e riconquistate il vostro status di cittadini, o volete rimanere sudditi che dovete elemosinare i favori dall'amico sindaco, consigliere comunale o assessore comunale? Questo è il vero nodo, il vero tema per il quale io chiedo di cambiare. Io non sono originario di Campobello, vedo che spesso la campagna elettorale, invece di essere fatta per, con le proposte per fare, si fa contro il forestiero, contro lo straniero, contro lo sceriffo. Io non sono né straniero, né forestiero, né sceriffo. Io abito a pochi chilometri da Campobello, ma al di là di questo, certo, non sono nato a Campobello, ma forse non tutti i miei competitors sono nati a Campobello. Non serve e non è importante il luogo di nascita, l'importante è quello che si vuole fare. Io sono ormai, sento, e ancora di più lo sarò se diventerò sindaco, Campobello per scelta, campobellese per scelta, non campobellese di nascita, perché io a Campobello sono venuto e a Campobello resterò. Ma il tema è, ancora una volta, dovete farvi questa domanda: volete sviluppo? Volete ricchezza? Volete lavoro? O volete conservare lo status quo e la situazione attuale in cui Campobello è in declino inarrestabile, dove i giovani vanno via, dove le famiglie sono divise a metà, i giovani via e i vecchi restano qua? La solita maleducazione del solito che interrompe. E allora dico, voi dovete scegliere in questo modo e sappiate però che avete anche un'altra opportunità. Nonostante quello che vi dicono, le falsità che vi dicono, si può fare anche il voto disgiunto. Io vi chiedo di votare ai miei candidati consiglieri, ma se ci avete l'amico, il parente, il familiare che è in un'altra lista, voi potete votare ugualmente in groia sindaco e il consigliere dell'altra lista. È consentito dalla legge elettorale, si può fare e questo conta, per questo votate in groia. Grazie, passa avanti.